Thomas Oti non ce l'ha fatta, il suo cuore ha smesso di battere poco dopo le 11 di questa mattina e la statale 17 segna un'altra vittima in un elenco ormai lungo, troppo lungo, di morti assurde e incomprensibili. Aveva 20 anni Thomas, era di Macchiagodena e la sera del 31 gennaio è stato travolto da un Ducato 9 posti mentre viaggiava a bordo della sua macchina lungo la statale 17 all'altezza del bivio per San Massimo. Era arrivato al pronto soccorso del Cardarelli di Campobasso in condizioni gravissime. I medici del reparto di terapia intensiva hanno fatto sin da subito il possibile per fermare le conseguenze di quel trauma cranico che aveva riportato nell'impatto, ma le sue condizioni con il passare dei giorni purtroppo sono peggiorate tanto da giudicarle disperate. A Macchiagodena era stata organizzata anche una veglia di preghiera. Nessuno voleva credere che quel giovane di 20 anni, solare e gioviale, amato da tutti, potesse lasciare la sua famiglia e chi lo amava così presto. E invece non ha retto. Troppo gravi quelle ferite, troppo violento quello schianto, che ancora non ha una spiegazione definitiva. Sono in corso infatti gli accertamenti dei carabinieri. Certo è che il Ducato, che stava viaggiando in direzione Isernia, pare non abbia dato la precedenza alla Fiat Punto di Thomas, mentre svoltava a sinistra in direzione San Massimo. Il 39enne alla guida del 9 posti all'atto dell'incidente si è rifiutato di sottoporsi all'alcol test, ma giunto in ospedale è stato poi sottoposto a tutti gli esami di laboratorio. L'uomo potrebbe ora essere formalmente iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale, formalità che si attende nelle prossime ore in base alle risultanze investigative.